Are you ready? Si va alla Panther in Uxbridge per fare un allenamento di gambe dopo il pre-workout che avete visto prima. Ciao ragazzi, sono qui nel parcheggio della palestra, ho appena finito di allenare le gambe, sono veramente distrutto, un allenamento molto sentito perché comunque ho allenato le gambe venerdì scorso, quindi pochi giorni fa. Questo però è stato il primo allenamento del nuovo programma che ha visto un attimo un cambio di priorità, quindi le gambe sono tornate ad essere il primo gruppo muscolare ad essere allenato. E quindi solamente per questa settimana ci saranno due allenamenti ravvicinati. Dalla prossima avrò comunque un riposo di 5-6 giorni prima di allenarle di nuovo. Sono bagnato e sudato lercio, che bello, ma oggi appunto posso lavorare da casa al mattino perché comunque ho un meeting con un cliente nel pomeriggio, quindi adesso vado a casa, vado a farmi la doccia, ma prima mi faccio il mio post-workout che consiste, come vedete, in 80 grammi di riso e una banana e alcune goji berries. Ho già preso i miei 20 grammi di Pepto Pro, 5 grammi di leucina peptide e 3 grammi di vitamina C e ora passo appunto ai carboidrati. A presto, ciao! Ciao ragazzi, sono quasi le 8 di lunedì qua a Londra, sto chattando con Enrico De Stefani qui su Facebook e intanto sto sorseggiando questa bevanda. È una pink lemonade, quindi una limonata senza zucchero. Fa parte sempre dei prodotti che ho acquistato in US, è particolarmente gradevole, ho inserito anche dei chicchi di chia, dei semi di chia che diciamo mi piacciono particolarmente per la consistenza, sono molto gradevoli perché creano questa gelatina una volta che sono appunto immersi nel liquido, quindi molto gradevole. Poi farò la barba e mi preparo per andare a dormire che domani mi devo alzare per un allenamento di petto. Ciao! Ciao ragazzi, sono le 6:30 del mattino di martedì e sto andando in palestra a fare un allenamento di petto e spalle. Ciao! Ciao ragazzi, oggi è mercoledì 26, giornata plumbea ancora. E oggi è il mio giorno di riposo e questa è la mia colazione. Sono 4 bianchi più 2 uova intere, della cipolla per creare un attimo volume in questa frittata. Poi 10 grammi di olio di cocco e 5 gallette. Di solito nel giorno di riposo faccio la colazione un po' più tardi, adesso sono le 7:30 del mattino, poi pranzerò verso mezzogiorno e mezza. Ciao ragazzi, sono qui a casa, ho appena finito di preparare questa soluzione Bolero, che mi è stata consigliata dal mio amico Gabriele Savant, è una bevanda senza zucchero, al gusto di frutta e devo dire che sa veramente di frutta, ad eccezione di altre bevande senza zucchero che ho provato, che sapevano un po' sapori artificiali di plastica. Ovviamente senza zucchero, ma non credo che voi riusciate a leggere qui, ci sono ovviamente dei dolcificanti come la celsufame, l'aspartame. Ovviamente non bisogna mai esagerare, bisogna sempre consumare anche queste bevande con moderazione, quindi non sto dicendo di sostituirlo con l'acqua, però d'estate, visto il sapore e visto appunto anche la qualità di questo prodotto, la consiglio sicuramente perché comunque anche è ricca di vitamine e ha un sapore molto gradevole che ricorda moltissimo quello della frutta, essendo anche senza zucchero. Ciao ragazzi, oggi è giovedì, post workout dopo l'allenamento di schiena e una sessione di cardio HIIT.
Ho già consumato il mio shaker con l'epeptoprol, la leucina peptidica e l'acido alfa-lipoico e adesso passo al mio post-workout a base di carboidrati. Avevo finito il riso a casa, quindi non sono, diciamo, andato nei matti, ho cercato di fare una semplice equivalenza e quindi i miei 80 grammi di riso basmati corrispondevano a più o meno 250 grammi di patata dolce, sarebbe questa qua arancio, e poi la mia solita banana. E credo che sia veramente delizioso come post-workout e sicuramente più gradevole di, diciamo, un altro shaker di maltodestrine o Vitargo. Vi consiglio di provarlo. Ciao ragazzi, è venerdì, sto partendo per un viaggio in Olanda, è abbastanza presto nel mattino, sono le 5 e mezza più o meno e niente, oggi stamattina ho fatto colazione verso un quarto alle 5 e comunque oggi mi alleno stasera, quindi ho semplicemente invertito, sapendo quali sono le cose dei macro giornalieri, ho invertito praticamente la colazione con quella che sarebbe la merenda o il pasto pomeridiano, quindi eliminando i carboidrati che di solito mangio al mattino, perché di solito la colazione costituisce un pre-workout con solamente proteine grasse, quindi ho mangiato una frittata di uova, di bianche uova, due rossi, 10 grammi di olio di cocco e delle carote. A dopo, ciao! Ciao ragazzi, sono finalmente tornato qui in aeroporto a Düsseldorf, pronto per tornare a Londra. È stata una giornata parecchio lunga, non ho avuto molto tempo per fermarmi, non ho mangiato, infatti ho mangiato qualcosa mentre ero in taxi, mentre andavo all'ufficio all'andata e poi più, quindi adesso praticamente ho con me del pollo e degli hot crackers che mangerò appunto in previsione dell'allenamento che farò stasera. Sono molto stanco, ho avuto parecchie vicissitudini anche in autostrada e niente, poi c'è stato anche un aneddoto un po' strano, che praticamente quando sono passato per i security gates qui all'aeroporto praticamente mi hanno perquisito perché come al solito diciamo, porto con me sempre del cibo così e quindi e dopo mi hanno perquisito anche il corpo e praticamente quando è stato il momento di alzare i piedi, alzare le scarpe, e il tipo ha sentito il polpaccio e mi ha chiesto appunto che sport faccio e ha voluto vedere il polpaccio in carne e ossa, quindi è stato parecchio sì, divertente e buffo. Comunque adesso sono arrivato, mi riposo 15 minuti, poi in un'ora dovrei essere a Londra e dopo in serata vado a fare allenamento. Questa sera sarà allenamento di petto, quindi un richiamo al petto. Inizio settimana ho fatto petto pesante, questa volta invece sarà invece ripetizioni lunghe e abbastanza veloce esplosivo e poi spalle, quindi mentre nella scorsa volta avevo fatto solo delle alzate laterali per braccio, questa volta sarà un vero e proprio allenamento di spalle, quindi deltoidi frontali, laterali e posteriori. E vi aggiorno a presto. Ciao ragazzi.